Eccomi qua, ciao a tutti, io sono Simona, sono entrata anch'io nel mondo dei tutorial perché voglio farvi vedere come si costruisce un abbeveratoio, perché quelli che si trovano per galline, polli, pulcini, perché quelli che si trovano in vendita, a parte che sono costosissimi, spesso anche sono poco pratici, li devi girare, quindi ti bagni ed inverno non è piacevole, a volte hanno queste strettoie per cui si ghiaccia, oppure devi tenere un dito sotto per riempire di sopra con l'innaffiatoio. Per esempio io che l'acqua la prendevo dal pozzo, di certo non potevo dalla cisterna di certo veniva complicato. Quindi questo abbeveratoio che ho inventato, in realtà non l'ho inventato ma l'ho copiato da un vecchio abbeveratoio che ho trovato in una casa abbandonata, e quando l'ho riconosciuto ho detto pelin che bello. Allora vi faccio vedere, è utilissimo. Praticamente questa può essere una padella, un fondo di un vaso. Ora l'ho fatto tutto chiaramente qua, è tutto in miniatura perché sono in casa e per questo è il mio materiale didattico per quando faccio il... Allora, questo è un fondo, può essere un fondo qualsiasi, può essere un vaso, può essere il fondo di un secchio tagliato, qualsiasi cosa, capirete poi cosa usare. Anche le taniche si possono usare per tagliarle per tutti i versi. Allora, chiaramente la profondità di questo determinerà la quantità di acqua che loro berranno. Poi, questo è un altro secchio a cui viene tolto il manico e fatto un buco. All'altezza, praticamente l'altezza del buco determinerà l'altezza dell'acqua. Si va ad appoggiare nell'altro secchio, non so se si vede là, si vede sì, ok. Si va ad appoggiare l'altro secchio, poi si arriva comodamente con un altro secchio bello pieno, si va a riempire velocemente, non ti bagni, non ti sporchi, poi si va a incappellare con un altro secchio. Qui praticamente l'acqua non esce, come potete vedere non esce. Le galline bevono, man mano che le galline bevono l'acqua cala dall'altro secchio e va a riempire. Poi chiaramente anche qua, vedete che ha fatto il vuoto? E qui questo è comodissimo, è praticissimo, non si sporca, si lava bene. Può costruire con le taniche in tutte le misure, perché lo puoi fare sia per i pulcini che per le galline che per l'allevamento gigante, perché lo puoi fare con le taniche e con materiale di recupero. Vedete, questo qua sarebbe il fondo, questo è il secchiello col buco, ecco, va messo praticamente qua, poi si riempie velocemente, tranquillamente, senza sporcarmi con l'altro coso, poi si incappella con un altro secchio di misura. Come potete vedere l'acqua non esce solo, cioè man mano che le galline berranno l'acqua uscirà. L'unica cosa che potete fare, adesso faccio un casino, aspetta un po', l'unica cosa che potete fare è fare qua un pochino di scanalatura appena appena, in modo e maniera che anche qua aiuti l'uscita. Aiuti l'uscita, potete farci un po', ma basta un po' smussare, ma in genere comunque se chi sono, non sono perfetti, per cui galline che lo potete trovare adesso a parte me lo porto dietro quando faccio le stage su come servono le galline, però si può anche scaricare gratuitamente e sia sul mio blog overblogcantadina.com credo, e sia sulla rete Semirurali, c'è una versione vecchia, ora presto porterò anche questa qua, dove c'è disegnato anche questo abbeveratoio, la prima edizione di questo manuale. Ma è difficile fare tutorial, è che ti cade la telecamera. E già che ci siete, ricordatevi che se dentro all'acqua, alle galline, ai polli ci mettete un po' d'aceto, fa bene perché disinfetta, fa bene all'intestino. Ciao ciao!